Attenta alla cultura, questa mattina qui si parla di equilibri. Sì, Cava si sta proponendo nel solco di una tradizione antica, in verità, come punto di riferimento culturale dell'intera regione Campania. Credo che in questo momento, quindi siamo di mattina, mentre stiamo facendo questa intervista, ci sono in corso almeno 5 iniziative nelle scuole, nel complesso monumentale di San Giovanni, in altri spazi pubblici, e questo veramente ci riempie d'orgoglio. Ovviamente il compito nostro è quello di promuovere ed accompagnare, ma devo anche dire che c'è un fervore dal mondo delle associazioni, gli artisti, gli scrittori, eccetera, che è molto vivace e mi piace molto. Equilibri, dunque, anche un invito forse a tutti di leggere, insomma. Sì, è fondamentale, perché la lettura è un'esperienza straordinaria che ci consente, per certi aspetti, è una frase un po' fatta, di vivere una serie di vite contemporaneamente e non soltanto la nostra, di aprirci la mente, e soprattutto per le giovani generazioni, a mio avviso, significa approcciarsi proprio alla vita in maniera diversa, più equilibrata e più serena, e soprattutto più consapevole di quanto questo tempo limitato che abbiamo a nostra disposizione debba essere vissuto nel miglior modo possibile. Siamo qui a Cava dei Tirreni per presentare la prima edizione del Premio Letterario Nazionale Equilibri. È un premio dedicato e rivolto a tutte le opere edite sia in ebook che in cartaceo negli ultimi 5 anni, quindi dal 2013 sino al 2018, al prossimo ottobre 2018. Il bando è partito lo scorso 1° giugno e chiuderà il 31 ottobre 2018. Ovviamente la base è romana, ma la serata finale si terrà il 26 gennaio proprio qui a Cava dei Tirreni presso il Palazzo di Città. Quindi vi invito a tutti, e il premio Equilibri proprio perché si intende non fare distinzioni tra cartaceo ed ebook e tra piccola, grande e media editoria. Quindi tutti gli scrittori sono invitati a partecipare e possono trovare tutte le informazioni sul mio sito www.riccichiara.com nella sezione dedicata sul menu ad Associazione Culturale Piazza Navona.